una professione nata per caso e che ha rivelato un talento italiano nel mondo. Jacopo Spirei, 44 anni, romano di nascita ma cresciuto a Firenze, è uno dei più talentuosi registi di opere liriche. È stato un percorso per caso, in realtà. Io facevo il manager di una band rock e il cantante di questa band rock aveva deciso di fare delle lezioni di canto. Attraverso l'insegnante di canto di questo ragazzo sono stato tirato dentro a una produzione lirica perché parlavo inglese ed è stata una specie di folgorazione. Dall'Austria agli Stati Uniti, passando per il Giappone e la Germania, il palcoscenico che Spirei dirige è il mondo, eppure in Italia è ancora relativamente poco conosciuto. È stato in parte casuale, dall'altro è una questione di programmazione, che è un po' un problema tipico del paese, che è legato in parte alla struttura dei finanziamenti che non sono mai sicuri. Le faccio l'esempio dell'Austria, dove i finanziamenti sono quinquennali e quindi ogni teatro è in grado di programmare 5 anni di lavoro. E in questo modo ti prenotano prima, fondamentalmente. Spirei fa entrare la contemporaneità nell'opera lirica con una rilettura coraggiosa come quella che ha fatto nelle Nozze di Figaro. L'opera lirica è una forma d'arte vivissima ed è una forma d'arte solidissima. È una forma d'arte che sostiene qualunque tipo di sperimentazione. Faccio l'esempio di Nozze di Figaro. L'opera parla di un uomo ricco e potente che usa la sua posizione per ottenere dei vantaggi sessuali su una dipendente. Quindi, come dire, è più attuale di così non si può. Eppure è un'opera della fine del Settecento. Il problema di quell'opera lì, che nasce in un mondo maschilista, ovviamente, è che ovviamente è una commedia. E tutto è trattato con estrema leggerezza. Al mondo d'oggi questo tema non è più così leggero. Quindi ho deciso di integrare in un mondo contemporaneo questa storia e di inserire tutta la parte del movimento Me Too, tutto quello che è il discorso dell'emancipazione femminile e le lotte sociali legate a questa cosa qua.